Buongiorno, buon venerdì, benvenuti a Transatlantico, il talk della verità digitale in collaborazione con Utopia e gli Utopia Studios che ci ospitano e che ringrazio, come ringrazio in modo speciale i nostri due ospiti, oggi veramente puntata da non perdere per l'autorevolezza dei due ospiti da una parte l'onorevole Massimo Bitonci capogruppo della Lega in buongiorno, Commissione no, grazie, Bilancio alla Camera dall'altra membro della medesima commissione e uno dei vicepresidenti del Movimento 5 Stelle, membro della nuova segreteria, l'onorevole eh, Michele Gubitosa. Buongiorno benvenuti. dottore buongiorno. Allora, Benvenuti a entrambi oh, eh, sono entrambi membri della Commissione Bilancio che è diciamo lo stadio dove si gioca la partita della legge di bilancio eh, rappresentano due partiti che con i numeri di cui dispongono, se vogliono insieme o non vogliono insieme qualcosa, possono stabilire, diciamo, cosa va dentro e cosa va fuori la manovra. E quindi la puntata è da non perdere. Partiamo con una piccola ossessione di questa trasmissione, riscossione e cartelle. Allora, da due giorni leggiamo anticipazioni secondo le quali. Sarebbe allo studio una mediazione in base alla quale le cartelle eventualmente in arrivo a gennaio e quindi in scadenza a marzo avrebbero altri 180 giorni per essere pagate. Quindi si arriverebbe a settembre tutto è ancora scritto a matita è scritto a matita, è scritto a penna l'onorevole Biton ci finisce così finisce di... Pre... prima i fatti e poi i commenti come C'è un'interlocuzione ovviamente in corso tra, tra i partiti e i movimenti io penso soprattutto tra la Lega e il Movimento 5 Stelle perché proprio recentemente ne ho parlato anche con il viceministro Castelli poi se vi ricordate abbiamo fatto assieme la Pace Fiscale 1 che è stato una, un, direi un grande successo perché più di 30 uh, milioni di cartelle lavorate uh, per uh, insomma, un una platea estremamente ampia di, di contribuenti. Il tema si ripropone perché come sappiamo bene eh, in questi ormai quasi due anni a febbraio insomma, di, 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 di pandemia c'è stato un periodo di sospensione del pagamento delle cartelle e quindi di tutta quanta la riscossione. Questo deve andare al pari con il tema della rottamazione terre del saldo stralcio, cioè eh, di, quella, eh, di quella norma che è stata inserita con il decreto fiscale del 2018 che permetteva la possibilità quindi, di rottamare le cartelle esatto, esattoriali dilazionando, quindi senza sanzioni e senza interessi, e dilazione in cinque anni. Come dicevo, che è stato un grande, un grande successo, però queste 16 rate eh, del, degli ultimi eh, anno, anno e mezzo eh, devono essere pagate entro la, fi la fine dell'anno. Quindi ci sono questi due temi che sono in fase di, eh, di trattazione. È logico che è eh, una cosa che deve essere risolta a breve: perché, perché le cartelle vanno pagate. Eh, arrivano i contribuenti e perché le rate della rotamazione terra e del saldostraccio anche queste vanno pagate appena in decadenza cioè il mancato pagamento di una sola rata della rotamazione fa del saldo fa, fa ritornare la situazione preesistente e chiudo dicendo che in Italia è uno dei pochi paesi a livello mondiale dove tra sanzioni ed interessi si arriva a aumentare l'importo originario del 250%. Quindi Stessa domanda anche un... per lei, onorevole Gubitosa, prima una fotografia e poi passiamo ai giudizi delle vostre rispettive forze politiche. Come finisce la partita, secondo lei? Guardi, dottore, eh, facciamo una premessa. Noi stiamo ragionando eh, eh, di un periodo emergenziale. Stiamo combattendo contro un nemico invisibile, contro il Covid. e... Queste scadenze che sono state eh, prorogate sono state prorogate in quanto le aziende sono state ferme, sono state chiuse, non hanno fatturato e quindi i nostri imprenditori non avevano i soldi per pagare queste rate. Ora, accumulandosi queste cartelle, è giusto che chi non ha potuto pagare perché non aveva i soldi venga aiutato e supportato. Così come è stato giusto, dottore, perché io. Ho sentito in questi giorni che qualcuno giustamente dice, ok, ma allora chi ha pagato è uno sciocco, poteva non pagare anche chi ha pagato e attendere un eventuale eh, rinvio. La realtà non è questa, la realtà è che stando in guerra contro un nemico invisibile, chi può pagare deve pagare. Cioè se ci sono imprenditori che hanno potuto rispettare le scadenze e hanno pagato puntualmente o che quando l'altro giorno sono scadute... Eh, le rate sono riusciti a trovare i soldi per pagare, è giusto che abbiano pagato, perché in questo momento emergenziale chi può pagare deve pagare, chi non può pagare va supportato e quando qualcuno però dice sì, ma eh, semmai il furbetto che poteva pagare eh, non ha pagato lo stesso, questa cosa non è vera. Perché chi non ha pagato è veramente una persona in grosse difficoltà perché ricordiamo tutti cosa succede quando non si pagano queste rate. Succede che non si ha più la regolarità fiscale, succede che se si lavora con gli enti pubblici creano problemi, succede che i clienti, se si lavora su subforniture, non ti pagano perché si può bloccare il DURC. Quindi chi non ha pagato ha messo a rischio la propria azienda, arrivando a pagare anche il 200%, se questa proroga non si riesce a fare. Quindi mette a rischio l'azienda, mette a rischio i conti, quindi non è che il furbetto fa queste cose, chi non ha pagato è veramente in difficoltà. Quindi sì, sì. grande eh, rispetto per chi ha pagato, ma chi ha difficoltà adesso va aiutato, va supportato. Quindi da parte del Movimento 5 Stelle ci sarà un, un impegno affinché nell'immediato venga aiutato e supportato chi non è riuscito. A sostenere questa scadenza, allora, grazie all'intervento introduttivo dei due ospiti, abbiamo fatto un passo avanti perché chi ci segue da due mesi è, per tutte queste settimane passate ha sentito delle risposte vaghe, eccetera. Oggi è la prima volta che abbiamo due autorevoli esponenti politici che ci dicono un passo avanti è in corso. E allora, però portiamoci avanti col lavoro. Vi chiedo, ma è vero che il PD fa muro e dice no, e ancora se fosse così, però. A gennaio ci era stato detto, a settembre, che c'erano 25 milioni di cartelle teoricamente pronte, che ne sarebbero partite solo 4 da qui a fine anno, a gennaio ne partono 21 tutte insieme. E poi se si arriva a settembre, a settembre è la bomba nucleare, non sarebbe meglio comunque prevedere una soluzione strutturale? Una nuova rottamazione, una rateizzazione spalmatissima nel tempo. Ecco, su tutti questi temi, onorevole Bitonci e poi onorevole Gubitosa. Ah, eh, questo è un tema che per, io, anche da, da, da commercialista, poi tratto temi fiscali da, da, da sempre, eh. continuo a ripetere non negli ultimi due anni, ma, ma da moltissimi anni. C'è cioè, un problema, ovviamente, di carattere strutturale legato all'agenzia delle entrate e della, della riscossione. cioè eh, io l'ho scritto anche ne, ne, negli ultimi due libri che, su, 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 que, su questo tema. Bisognerebbe arrivare a una misura di carattere strutturale, cioè nel senso che la mediazione o l'accertamento con adesione allargato a tutti i tributi e a tutte le cartelle dovrebbe essere applicato in maniera continuativa e strutturale. Questo eviterebbe ehm, eh, decreti o norme. Che siano spot e legate solamente a un determinato periodo storico, cioè la possibilità per l'agenzia in determinate situazioni che vengano strettamente classificate di crisi economica aziendale, eh, di crisi familiare, di mancanza ovviamente di lavoro, di reddito, così, di poter definire e chiudere il contenzioso. Perché diciamo a chi eh, ci ascolta, quindi, chi sono i dati eh, reali? Abbiamo mille miliardi di magazzino fiscale, è un dato. Questo su cui il governo deve metterci assolutamente la testa e quei mille miliardi di magazzino fiscale sono tutti eh, escutibili da parte dello Stato. Sappiamo già di no, perché una buona parte di questi contribuenti, eh, l'agenzia ultimamente parla di una cifra altissima, superiore all'85% di questo ammontare compl complessivo, è relativo a soggetti che sono falliti, inesistenti, famiglie che non possono pagare. Per cui una pulizia del magazzino, una misura strutturale, al di là di quello che dovrebbe essere fatto nelle prossime settimane, perché una rottamazione quater relativa all'anno 2018-2019 e una dilazione ulteriore del pagamento delle cartelle è necessaria. Il governo lo sa, ma bisogna intervenire immediatamente perché la situazione potrebbe degenerare nelle prossime settimane stesse domande, stesse questioni per l'euro allora, allora, no, io, io non concordo sul fatto di fare di tutto erbo un fascio cioè qui stiamo parlando come dicevo prima di imprese che stavano lavorando bene prima del covid con le loro difficoltà ma fatturavano, pagavano le loro scadenze arrivavano a fine mese, pagavano i contributi pagavano lì all'improvviso queste aziende si sono ritrovati a fatturato zero perché è arrivato lo Stato, giustamente, in piena pandemia, e ha chiuso l'azienda dell'imprenditore. Dell Nel momento in cui tu chiudi un'azienda, non puoi pretendere che poi a fine mese ti vengano pagati contributi, IVA e, e tasse. E allora cosa è stato fatto? Sono state prorogate quelle tasse. Ora, qual è la differenza tra tutti i contenziosi e, e questo periodo storico? è che se ci sono eh, aziende che per svariati motivi dovevano pagare le tasse prima del Covid e non l'hanno fatto, allora lì c'è un altro canale e si vedrà come mettere mano a quello. Sono d'accordo che vanno recuperati quei crediti che sono lì incantiniti, ma è un altro discorso. Io parlo di queste aziende qui, di questo tessuto imprenditoriale che si è ritrovato in difficoltà e che non è giusto ora che paghino all'improvviso tutte queste tasse, perché quello che noi dobbiamo chiarire, dottor Capezzone, se mi posso prendere un minutino in più su questo è che quando noi abbiamo chiuso le aziende, il buco che abbiamo creato a quelle aziende con mancanza di fatturato è ancora lì, è nei loro bilanci. Il collega che è commercialista sa che nelle aziende se c'è una perdita, tu puoi anche consentire alle aziende di non pagare quel buco lì, ma nel bilancio c'è, e non lo togli più, c'è un buco in quel bilancio e va colmato, perché adesso stiamo parlando di cassa. Poi dobbiamo capire come ripatrimonializzare ripatrimoniali, queste aziende. Quindi io parlo per l'emergenza, per me è giusto trovare una soluzione che non vada a, a, a moltiplicare i costi di chi non ha pagato, che vada a diluire le tasse, cioè che accompagni l'impresa a poter fare dei guadagni per poter sopperire poi al buco che si è creato in pandemia. Però io mi riferisco al, al buco creato dalla pandemia, non a tutti i contenziosi, che magari le imprese hanno con lo Stato anche pre-pandemia. Lì c'è un altro discorso che si può fare, si faranno, ma in questo momento io sono preoccupato per le imprese che sono state colpite dal Covid, perché quelle imprese vanno aiutate. Naturalmente però teniamo conto che io possa aver avuto un problema precedente, però la liquidità mi manca ora, eh, anche questo è un punto. Resto da lei, onorevole Gubitosa. Però bisogna, dottor Capezzone, sì, certo. sempre andare a capire l'origine del debito che io ho con lo Stato. Perché se io ho un debito. Eh, prima della eh, pandemia, perché magari eh, ho, ho fatto un qualcosa che non potevo fare come imprenditore. Devo, eh, eh, non è che posso andare a eh, condonare tutto, volchiamo, non esiste. Volchiamo. Quindi eh, eh, Bisogna sempre capire l'origine: c'è un problema di pulizia del mandamento fiscale. Questo è chiaro, e non si può nascondere la polvere sotto il tappeto, è stato fatto per troppi anni. Cioè, tutti eh, quei soggetti. Che non possono pagare per varie motivazioni. Come dicevo prima, ci sono soggetti falliti, quindi non sono escutibili. Ci sono soggetti che non hanno nessun tipo di patrimonio o risorsa. Quindi, una pulizia di quello, per cominciare da zero, è una riforma della discussione. Perché continuare a emettere cartelle mettere cartelle costa, costa tantissimo no, alla risorsa. No, ma guarda, allora, questo non si è, è giusto, non si è giusto a... da un punto di vista. Anche, eh, diciamo, per dare una visibilità reale di quelli che sono okay. i crediti che avanziamo allora, come è Stato, fermiamo. perché possiamo avere dei crediti che non incasseremo più, ma non c'entra, però. Chi li deve dare questo? Secondo me, come Stato dobbiamo certo, svalutare ma io, io anche un tema di trasparenza okay. del come Stato dobbiamo stato. svalutarlo, okay. Okay. ma come eh, stati... chi li deve dare, li deve dare, anche Siete se non li può stati... dare, deve rimanere lì. Siete stretto. stati molto chiari nelle rispettive posizioni. Voltiamo pagina, restiamo nella manovra, ma affrontiamo il secondo tema. Riparto dalle lei, cubitosa gubitosa. Ecco bonus. Era una misura che proprio il suo partito il suo movimento aveva voluto in origine, era partita con difficoltà, poi aveva invece ingranato molto bene. E eh, sorprendentemente il governo era stato un po' avaro in prima battuta nella prima stesura della legge di bilancio, nella proroga. Praticamente tutte le forze politiche, non ricordo contrari, hanno spinto in una direzione di un allargamento. Come finisce la partita, dottor Capenzoni? Io approfitto della sua gentilezza e della sua onestà intellettuale sul fatto eh, di dire che il super bonus 110 è eh, una misura ideata dal movimento 5 Stelle l'ha ideata l'ex uh, ministro Riccardo Fraccaro e che ha dato una grossa mano all'economia. Però su questo vorrei dire due parole, se mi consente. Uh, il Superbonus 110 non nasce solo per aiutare l'economia, le imprese, i lavoratori, perché lo ha fatto, è stato un sostegno importante durante questa pandemia. Ma nasce soprattutto, quando hai, lo ha ideato Fraccaro, per l'ambiente. Noi con la ristrutturazione delle case, dei condomini, delle nostre strutture, andiamo ad abbassare le emissioni. Perché qui tutti parliamo di ambiente, ma non ci rendiamo conto che se non andiamo a portare avanti misure del genere, che poi aiutano anche l'economia e da imprenditore mi, mi fa piacere, eh, tra, tra 50 anni la Sicilia av avrà temperature che oggi ci sono in Africa quindi okay. sull'ambiente però come finisce la partita? Ci, finisce cioè, che il sulla... tetto i sé si uh, salterà okay. perché il Movimento 5 Stelle lo, 000, lo, cioè, lo, okay. lo ha chiarito dal primo momento e come ha ben detto lei prima noi uh, abbiamo una grossa incidenza in questo uh, governo che è stato fatto per gestire questa, questa pandemia quindi il tetto i sé uh, salterà e l'anno prossimo continueremo a portare avanti uh, ovviamente questa misura che sta aiutando le alle aziende le imprese, i lavoratori, allora, se, ma soprattutto se... a, a, continuerà a far abbassare okay. le emissioni. Allora, se capisco bene, fino al 22, tutto 22, si procede anche sulle unifamiliari, eccetera, anche Villette, eccetera, eh, senza limite ISE. Finisce così, onorevole Bitolci? Ma sarebbe stato assurdo mettere un tetto ISE proprio alle abitazioni unifamiliari. Insomma, eh, è, è un ragionamento che si fa anche sul retto delle persone, eh. quindi è una misura strutturale che deve, dovrebbe essere resa strutturale, è una misura che interessa quello che è il settore primario, perché sappiamo che l'edilizia è trainante per tutta l'economia. Quando si muove l'edilizia, ovviamente, si muovono anche i consumi e si muove il complesso, eh, il complesso economico di tutto quanto il, il Paese. Una misura, una misura come questa che limitava a, a 25 mila euro di ISE avrebbe limitato la possibilità di investire da parte di quella fascia di popolazione che è proprio quella che può, che può investire maggiormente allora, nel settore energetico litio. Su questo edilizio. punto siete totalmente convergenti e forse un risultato è beh, vicino al traguardo. Vi chiedo però, cambiando provvedimento delega fiscale ma rimanendo nel settore immobiliare, se qualcosa del genere si può ripetere di vostra intesa e anche, diciamolo pure, di correzione di, a nostro avviso, un errore del governo a proposito del catasto. Allora, le due commissioni finanze di Camera e Senato, tra giugno e luglio, licenziando un documento eh, di valutazione sulla riforma fiscale, avevano prudentemente con voto quasi unanime e punto il tema del catasto, della riforma del catasto. Il governo invece nella bozza di disegno di legge delega che è ora all'esame della Camera l'ha reinserito eh, con l'argomento, l'alibi, la scusa, facciamo una fotografia, poi non ci sarà un uso fiscale dei nuovi estimi, però di fatto tu dai una pistola carica al governo che non si sa quale sia che sarà in carica nel 26. Domanda secca lo proponete lo stralcio della norma sul catasto dicendo caro governo, ti avevamo detto di non metterlo, eh, l'hai messo. Forse è il caso di metterlo fuori? Ma noi assolutamente sì. Cioè, L'abbiamo spiegato dall'inizio che eh, la norma non c'entra nulla con la delega fiscale. Perché il allora, il primo comma, eh, il primo comma eh, che fa un eh, lavoro di ricognizione no, di quella che è la situazione catastrale in Italia. E che punta il dito eh, su quelli che sono gli immobili non accatastati è qualcosa che già si può fare perché è inserito all'interno della normativa eh, sul eh, federativo fiscale, cioè i comuni possono già fare l'attività di accertamento, quindi di verifica di quei erano quando abbiamo fatto il disegno di legge eh, delega sul. Federalismo erano 3 milioni, adesso sono diventati un milione e mezzo. Comunque ci sono un milione e mezzo di immobili che vanno verificati e vanno accatastati. Quindi noi la cosa che diciamo prima, prima facciamo pagare a chi non ha. Paga attualmente e chi non ha accatastato gli immobili, poi successivamente, se bisogna fare una verifica della situazione catastale, va Perfetto. fatta. Però teniamo conto di una cosa che noi ripetiamo da sempre: ci sono comuni che hanno già fatto l'aggiornamento delle reti catastali e no. le microzone certo. catastali, no. okay. ed altre, un'altra metà d'Italia, che non le ha fatte. Quindi, certo. bisognerebbe prima mettere al paro tutta questa, questa situazione. Cosa. Stessa domanda, onorevole Gupitosa? Stralcio: sì, no? Guardi, dottore, allora io concordo su una cosa. Uh, noi abbiamo un catasto vecchio, quindi la prima cosa da fare è quella di andare a mettere soldi, quindi utilizzare questa parte di soldi per digitalizzare tutta la parte catastale. Dopodiché ci sono già, come diceva co il collega, degli strumenti che ci consentono di andare a far pagare chi deve pagare e non sta pagando e rinvierei la, uh, diciamo, la rimodulazione. Di eh, come oggi noi eh, paghiamo questo tipo di tassazione in un momento in cui abbiamo, diciamo, non è una cosa eh, corretta in questo momento di pandemia andare ad aumentare eh, la tassazione sulle eh, case dei cittadini. Pur eh, diciamo, qualcuno sta dicendo, ma poi, a parità il gettito sarà uguale, eccetera. Io direi: partiamo prima dalle cose che possiamo fare. La digitalizzazione e facciamo pagare a chi non paga quello che deve pagare. Attenzione Dopodiché che... andremo a vedere eh, quello che si deve fare anche su come rimodulare eh, la tassazione. Attenzione a quello che avete appena ascoltato molto positivamente dai due ospiti, perché se i loro due gruppi votano in questa direzione, lo stralcio passa sostanzialmente. Quindi diciamo. È bello. Teniamo d'occhio quello che accadrà la prossima settimana, potrebbe essere un... Anche noti... perché c'è già un esempio di riforma mancata che è quella... Eh... Quando, quando, quando è presidente del consiglio della Renzi? Eh, no? sì, c'è cioè, sì, c'è boh, cioè sì, il sì. passaggio da vani a metri quadri. Io eh, l'ho visto quando sono sottosegretario all'economia. Porta un aumento indifferenziato del 40 Ma delle rendite di chi? Di chi già paga. Non di chi non paga? Quindi... Benissimo. No, no, a questo punto, facciamo il tifo per voi. per, per le vostre Poi, dottor Cabezzone, lei parlava se posso eh, velocissimo di, perché abbiamo un'ultima riforma fiscale. Allora, queste non, non sono le, le vere riforme fiscali. Qui parliamo sempre di emendamenti dubbi, eccetera. io credo che eh, le, la riforma fiscale di come paghiamo le tasse la riduzione degli scaglioni eh, vada veramente affrontata in una riforma vera e non sempre so. con emendamenti ad hoc inseriti avete dato due se si realizzeranno una buona una discreta notizia sulla riscossione una ottima notizia sul catasto se le cose andranno in questa direzione e restano cinque minuti conclusivi per eh, mi consentirete una domanda politicamente maliziosa diversa per gli uni e per gli altri. Eh, Onorevole Bitocci, però, un, un elettore di centrodestra, eh, antitas, eccetera, vi dice: Ma insomma, voi la Lega è, siete forti, dite cose condivisibili, giuste, gli emendamenti perfetti. Però accettate una legge di bilancio che rifinanzia potentemente il reddito di cittadinanza e in cui i tagli di tasse sono troppo limitati. Come si risponde a questa obiezione? Ma l'hanno votato anche loro il reddito di cittadinanza, eh, d'altronde. Allora quindi. Eh, eh, bisogna anche essere eh, chiari al di là della demagogia, cioè delle misure che siano strutturali e che servano per aiutare e sostenere il reddito delle famiglie in, in difficoltà esiste in tutta Europa, quindi eh, è giusto che ci sia anche in Italia. Poi che eh, ci siano dei buchi, eh, dei cluster. Eh, delle situazioni che devono essere eh, verificate e ovviamente modificate, questo è anche vero. Cioè, le verifiche sull'edito di cittadinanza, io spero che anche il collega eh, converga su, su quello che dico, cioè, eh, devono essere fatte in maniera preventiva. Cioè, facendo così, probabilmente la misura diventa una misura seria di sostegno delle eh, famiglie ed, ed evitiamo che il reddito di cittadinanza vada a. Delinquentelli e persone che, insomma, che sfruttano questa misura nonostante abbiano già un reddito oppure in vari casi, come abbiamo visto, eh, insomma anche eh, un tenore di vita eh, molto più eh, alto di, di quello che dichiara. A parti invertite, eh, invertiamo la malizia verso l'onorevole gubitosa, e cioè. Eh, lei è un imprenditore, molto spesso il suo movimento dice dobbiamo guardare a partite IVA imprenditori, eh, però il taglio di tasse è piccolo così e invece il reddito di cittadinanza è rifinanziato potentemente, 10 miliardi, 10 miliardi, 10 miliardi per tre anni, addirittura nella legge di bilancio si evocano stanziamenti fino al 2029, in teoria se non intervenissero decisioni diverse da altri governi potrebbero esserci... 80 miliardi in dieci anni, roba che a me viene il sangue al cervello. Tagli di tasse di quella misura non si sono mai visti. Non è una contraddizione. Dottore, eh, sul reddito di cittadinanza dobbiamo essere chiari. Non tutto ha funzionato. Qual è la parte che non ha funzionato? Ma per tanti motivi, anche eh, il Covid, la parte delle politiche attive del lavoro. Cioè, ha funzionato il sostegno che, come il collega ricorderà, l'abbiamo fatto insieme, ci hanno supportato Nell'elaborazione del reddito di cittadinanza c'era una parte di sostegno e una parte poi che andava ad inserire le persone che sono nel sistema del reddito di cittadinanza nel mondo del lavoro. Questa parte non ha funzionato un po' perché non sono stati matchati domanda e offerta, eh, un po' perché, diciamolo, le regioni di centrodestra non hanno dato un supporto su questa parte, e anche perché con le aziende chiuse con il Covid le, le aziende avevano tutti i dipendenti in cassa integrazione e come tutti eh, sappiamo se un'azienda ha i dipendenti in cassa integrazione non può assumere. Quindi questa parte non ha funzionato. Il Movimento 5 Stelle, che ha lanciato l'idea in un paese come il nostro del reddito di cittadinanza, ha proposto delle modifiche. Perché guardi, dottor Capezzone, quando nasce un prodotto nuovo eh, il prodotto alla fine, quando funziona... Non è mai come è nato nella mente inizialmente eh, da, da parte di chi lo ha fatto. Quindi Molto ci saranno certo. varie modifiche sul reddito di cittadinanza che lo renderanno uno strumento che funzionerà. Quindi tutte le modifiche che eh, verranno proposte da tutti i partiti sono bene ben accetta abbiamo fatto delle modifiche importanti ci auguriamo che adesso funzioni meglio ma le ripeto se tra qualche mese ci, ci rendiamo conto che c'è un'idea giusta per poterlo migliorare ancora lo modificheremo ancora l'idea sono... del sistema del reddito di cittadinanza su questo dobbiamo dirlo è un'idea giusta il nostro paese ha bisogno di uno strumento innovativo come questo le, le, le vostre posizioni sono chiare resta il tempo per un flash ma visto che non ha funzionato la parte sulle politiche attive del lavoro non sarebbe meglio domanda liberale imposta negativa sul reddito Milton Friedman si tira una riga sotto un certo livello di reddito niente tassa ma scatta un sussidio e secondo Flash su un taglio di tasse così limitato 8 miliardi non abbiamo perso un'occasione se l'anno prossimo poi tornano in qualche modo i parametri europei rischiamo di dirci ah se l'anno scorso avessimo ma fatto dottore, un i parametri di... europei non, non, non ne parliamo allora lei, come sa, già da il Movimento 5 Stelle eh, con l'Europa ha sempre cercato eh, di portare l'Europa verso le nostre idee. Quindi, noi siamo contro l'austerità. Il Covid ha dimostrato che investendo nel paese, il paese è cresciuto. Quindi, lì va rivisto tutto in Europa. Quindi, di parametri europei e eh, austerità dico, non ne vogliamo no, no, non sentire non sono parlare. troppo pochi. Otto Quello che le stelle... dicevo, questa per me non è. Questa non, non per me, ma realmente non è la riforma del fisco, è un emendamento che ha ridotto gli scaglioni. La vera riforma del fisco la dobbiamo fare, ma mi consenta, non è solo tutta sulle tasse, dottor Capezzone, La riforma del fisco è sulla semplificazione. Abbiamo un commercialista stimato qui in studio che... È, è, è il collega Bitonci lui può, può, può spiegare come stanno le cose in Italia per gli imprenditori che vivono nell'incertezza quando devono grazie fare le cose eh? e quindi è lì che va snellito e semplificato grazie all'onorevole Gupitosa, ultima battuta, ma sti 8 miliardi l'anno prossimo non è che ri ci rimprovereremo e rimpiangeremo di avere usato poco? per Draghi voglio dire, il governo ma sicuramente è una. Cioè, eh, non si può parlare di riforma fiscale con, con 8 miliardi, ecco, il taglio delle tasse è tutt'altra cosa, però diciamo che è un inizio, no? Io ho apprezzato perché poi sono stato quello che l'ha proposta il mio movimento che poi è diventata anche insomma è diventata che norma, quindi direi che sono molto contento di questo perché il taglio dell'IRAP dell'IRAP che è un'imposta unica a livello mondiale perché colpisce le imprese che non producono utili, ma anche quelle in perdita. L'inizio di taglio dell'IRAP alle imprese individuali e professionisti è una cosa estremamente importante. Però, però dobbiamo togliere definitivamente cominci... quella tassa là. Va eliminata definitivamente. Va eliminata completamente. Questo logicamente ci sono proposte e legge che io ho depositato eh, negli anni scorsi. E questo secondo me andrebbe al paro di un'altra un importante misura che per adesso non c'è, è iniziata. Ma cioè, io da anni continuo a ripetere che dovrebbe esserci una, una reale no tax area, cioè, ma una reale non. Frutto di detrazioni e deduzioni, ma una reale nota tax area sotto quella soglia, 10-12 mila euro. Non deve pagare le tasse nessuno, non deve fare nessuno la dichiarazione. Sarebbero milioni di dichiarazioni di redditi che non vengono più fatte. Questa è una vera semplificazione sia per gli autonomi ma anche per le persone fisiche. Siete stati chiarissimi nelle vostre rispettive posizioni, sia quelle divergenti sia quelle convergenti e ricordo che consegniamo agli ascoltatori queste due notizie sul riscossione e ipotesi di, di eh, stralcio sul catasto è che andranno davvero seguite nelle prossime settimane. Grazie onorevole Michele Gubitosa, grazie, grazie, onorevole grazie per l'invito e buona giornata. Questa era l'ultima puntata di quest'anno prima di Natale, ci ritroviamo il 14 gennaio qui a Transatlantico a Cose Fatte sulla Manovra e a Votazioni in Corso sulla Delega Fiscale. Grazie.